il discorso del calcare è una domanda frequentissima che spesso mi si pone e che ci poniamo giustamente. Se il calcare incrosta i tubi e la matrice quanto male mi farà? Beh, allora dobbiamo ragionare in maniera un po' diversa. Noi non siamo una lavatrice né un elettrodomestico. Perciò il nostro organismo è molto più complesso, assolutamente più complesso, e il rene non funziona come una lavatrice. E perciò bisogna fare ragionamenti diversi. C'è la fisiologia del rene e fa sì che tutto venga equilibrato e filtrato secondo gli equilibri assolutamente fisiologici, come dicevo prima, che sono legati alla nostra capacità e al bisogno dell'organismo di certi elementi. Perciò il rene filtra secondo dei criteri assolutamente diversi. Per quanto riguarda il discorso della lavatrice e del calcare, dice, ma mi farà male? E abbiamo detto no, non vengono i calcoli. Abbiamo detto anche che non fa male, anzi, io direi che in effetti fa bene, perché secondo se andate a vedere, per chi ha voglia di andarsi a vedere i quaderni che pubblicati dal Studio Superiore della Sanità, ci sono alcuni lavori ben fatti che vanno proprio a cogliere il problema per vedere quanto questo problema qua sia potesse essere, questo è uno studio vecchio, potesse essere un problema per la salute. Allora, si è visto che in effetti l'acqua calcarea ha un'azione protettiva sul sistema cardiocircolatorio, perché il calcio e gli elementi contenuti nell'acqua calcarea, i minerali contenuti nell'acqua calcarea, non solo sono necessari in certi casi alcuni elementi per la salute, ma sono anche, hanno un'azione sulla regolazione sanguigna, sul cuore, che fanno bene. Il discorso delle incrostazioni, in effetti è un problema l'acqua calcarea, ma è un problema solo per gli elettrodomestici, dicevamo, perciò a massimo e vi consiglio di mettere dei filtri sulle singole utenze che vanno a servire gli elettrodomestici, ma non sull'acqua che utilizzate per cucinare o per bere.